Sì, Ce Tiziana, sono l'abbiamo? sempre nell'occupazione, nella periferia est. Mi Sì, sentite, Tiziana? prego, prego, prego. Sono ancora nell'occupazione, nella periferia est di Roma, da cui mi sono collegato poco fa. Ho lasciato le persone pranzare, volevo farti vedere come vivono in questa occupazione, che lo ricordiamo, è nata in periodo Covid, è nata all'incirca un mese fa, quando gli ultimi, perché queste persone già prima erano ultimi, se mi permetti di dire così, sono diventate ancora più ultime. Questo era un asilo, come penso tu possa vedere dalle decorazioni intorno a me. Questa era la sezione grande, adesso qui vive una famiglia peruviana con due bambine, è stata trovata in una macchina di notte. In quella che invece era la sezione nido vive un'altra famiglia. Gisella, te l'ho fatta vedere prima, sta aspettando un bambino, un'altra bambina. E guarda, questo è lo stendino, sono tantissimi indumenti per bambini, perché qui tutte le famiglie hanno bambini, sono 9, diventeranno prestissimo 11. Ma sono venuto qui anche per farti conoscere delle persone. Questa è la stanza dove vive Chiara, che è una donna italiana di 35 anni. Ti faccio vedere, questo è l'armadio con tutti, diciamo così, i suoi averi, tra virgolette, suoi, di suo marito e del suo compagno, scusami, e dei suoi due figli. Questo è tutto quello che ha. Allora, io ti voglio far conoscere per l'appunto Chiara, che dorme qui per terra, è lei. Qui dorme la sua bambina di 3 anni e qui, su questo piccolo materasso, il bambino di 5. E poi ti voglio far conoscere sorella Adriana, che sarebbe dovuta diventare una suora a maggio, poi il coronavirus ha bloccato tante cose, ha bloccato anche la sua ordinazione, che è la persona che ha portato tutte le persone, ivi inclusa Chiara, in questo immobile. Quando e come hai conosciuto Chiara? Chiara, noi siamo di sera con un gruppo di volontari e andiamo nelle periferie della città di Roma e siamo andati anche nei giardini di Re Bibbia e abbiamo trovato Chiara con il compagno e i due bambini distesi su questa panchina che disperati piangevano perché non avevano niente da giorni, erano lì senza mangiare perché era poco quello che riuscivano a trovare in giro, senza potersi lavare, perché i bambini sappiamo bene che urgenze hanno, e quindi erano disperati sul serio. Allora io vorrei chiedere a Chiara, intanto ringraziamo di essere qui con noi, perché, come sei finita su quella panchina? Sono venuto con la panchina perché mi hanno sfrattato di casa. I padroni di casa mi hanno mandato fuori per via perché non potevo pagare l'affitto. Non si potevano effettuare, non si possono tuttora effettuare degli sfratti, Sì. perché sei stata sfrattata? Loro come cani mi hanno cacciato fuori come animali, mi hanno detto devi andare via, non puoi più stare perché già avevo morosità prima e quindi mi hanno cacciato via di casa. Non avevi un contratto. Non avevo un contratto, nero, tutto nero. E precedentemente come si sostentava la tua famiglia? Prima del coronavirus, che cosa Io facevi? prima del coronavirus lavoravo nelle prese di pulizia, però senza contatto, in nero sempre, e lì pure sono stati problemi perché per via del coronavirus mi hanno licenziato e non E potevo il più compagno andare Alessio? avanti con pagare l'affitto, con i bambini, tutto quanto, e dopo da lì. Credo ti possa sentire il suo compagno. Che cosa faceva Il mio precedentemente? compagno faceva dei lavoretti così saltuariamente in nero, sempre pure lui in nero, pure, però non ce la facevano manco Alternative, una casa popolare, la graduatoria? Sì, io ho fatto la domanda di Casa Popolare, che 6 anni, 6 anni che ancora devo sapere risposta, ancora mi devono dare risposta, ancora tutto, sono andata all'assistente sociale, mi dicono ti levo i bambini, ci stanno alternative, però ti levo i bambini. Tiziana, poi Alessio, ti hai faccio detto che mi parlare con sente, Adriana Chiara? o con chi? Scusami, Alessio. Sì, abbiamo una piccola cassa, forse possiamo alzare un pochino di modo No, voglio che ti solo sentano meglio. Chiediamo chiedere. solo un dato mentre sistemiamo. Voglio solo chiedere a Chiara, già Eccoti, che prima grazie. sorella Adriana ha detto di averla incontrata, che viveva per strada, e stiamo parlando di una persona che ha due bambine e per strada significa senza acqua, senza luce, significa senza nulla, Chiara. Che giornate sono state? E quanto tempo è Scusami, stata per Tiziana, abbiamo strada? un problema con l'audio. Cosa significava
vivere per strada. Quando abbiamo chiuso il campo, cosa è significato vivere in quelle condizioni, senza acqua, senza luce? Brutto perché non potevo lavare i bambini piangevano perché avevano fame, i bambini non si potevano lavare. Per quanto tempo? Allora recuperiamo Alessio, fermati un attimo, fermati Alessio, fermati. Recuperiamo il fiato.